Allora, siamo pronti. Siamo dove eravamo prima. Cerchio. Cerchio ci crede. Cerchio ci crede, noi ci crediamo con Cerchio, noi ci crediamo con Cerchio, raga. Ci vogliamo credere. Allora, ok, funziona tutto. Bella, bella, bella. Funziona tutto. Ho sempre a 19. Sempre al 19. Ok. Abbiamo fatto tutti gli allenatori, no? Abbiamo fatto tutto, giusto? Allora, mentre aspettiamo, lo facciamo correre. Non si sa mai. Magari troviamo un return. Intanto voi bettate. Intanto voi bettate. Noi facciamo correre Ursaring per sicurezza. Oggi, ultimi run della settimana, sì. Cioè, spero. Allora, spero di non finire oggi perché vuol dire che stiamo andando molto avanti. Se non finisco oggi però è dura. Perché domani sono tutto il giorno impegnato con la cosa dell'Asbro. Dopodomani sto a pranzo perché il cugino di Elena festeggia. E poi il pomeriggio, cioè dovrei mollare Elena. Poi c'è la Roma, quindi vabbè, in caso magari se riesco a streamare un'oretta o due domenica, ma è difficile, è difficile. Sì, vincere facile la Roma. No, devo mollare, cioè per venire a streamare dovrei mollare Elena a un certo punto lì a casa sua e tornare qui a streamare. Però, insomma, se posso evitare preferirei. Com'è corriamo? Perché visto che al 19 impara una mossa, e quella mossa potrebbe essere return, e noi intanto abbiamo corso. E noi intanto abbiamo corso. No, cappello, però so soltanto che mi sembrano un po' troppi i Pokémon forti di cui mi parlate degli altri. Cioè, io in 100 run non c'è stato un Pokémon forte per cui voi siete andati dagli altri a fare. Hai visto il Mach di Melia? No. Treharding su un altro livello e nonostante tutto siamo in fondo alla classifica. Frati, ci sei messo te. Ci sei messo tre. Qualche run me la sono bruciata. Boh. Io sono molto aperto a discussioni sulle cose. Ci ho ripensato un sacco a quella di Blastoise contro Magikarp al laboratorio. E quella potevamo fare finta di niente l'ultimo turno e non usare la mossa e sperare che lui ci facesse 3 o meno danni. Anzi, no, 3 danni e basta è l'unico motivo per non fare mosse. Perché se ce ne fa 2, noi ce ne facciamo uno solo, quindi va bene. Se ce ne fa 4, noi moriamo e quindi è giusto tentare di attaccare per lo spittai. Però ho fatto i conti su quello che dicevi te sul Doom Desire, diciamo, e quello invece no.
cioè sarebbe arrivato comunque troppo tardi. Quello non cambiava niente. E era solo l'opzione di non fare niente quel turno e affidarsi alla bruciatura per non prendersi un danno di recoil. Vabbè. Andiamo, regà. No, ma infatti, cioè, nel senso, cioè, io ci sto se voi mi dite quella cosa è sbagliata. Ad esempio, l'altra cosa su cui si voleva discutere era la storia di giocare intorno alle mosse scam con Blaziken. Però l'abbiamo detto a inizio run, diciamo lì, e abbiamo fatto 10 allenatori e è andata bene così. L'undicesimo no, e quindi boh, è giusto sempre, non lo so. No, apro, avrei vinto perché non avrei fatto sottomissione. Ma sottomissione potevo non farla comunque. Cioè non cambia niente fare il Doom Desire 2 turni prima, perché avrebbe fatto danni a fine di quel turno, ma a fine di quel turno muore comunque di bruciatura. Quindi i danni in più sono influenti. E la decisione sul momento era fare sottomissione con lo Spittai, prendendoci il 50% di vincere e il 50% di perdere se lui fa 3 danni perché noi ce ne facciamo uno. Oppure non fare niente e prenderci una percentuale che non conosciamo di lui che fa più di 3 danni e ci uccide. Anche perdendo lo Spittai a quel punto perché noi non attacchiamo. Era tutto lì. Cioè, bisognava. Cioè, il fatto è che non la sai quella percentuale. Non sai se quella percentuale che lui ti uccida è superiore o inferiore al 50%. Andiamo. Registilla. Beh. Prima decisione. Ci prendiamo un attacco di Registilla per fare Tail Glow oppure no? Cioè, Blaze Kick secondo voi uccide Registilla? Perché se Blaze Kick uccide Registilla, in teoria è meglio farlo subito. Non uccidere Registry secondo voi. 2 hit. Se è 2 hit è meglio fare Blitzkick. È meglio fare Tail Glow. Allora, se pensiamo che è in due hit, è meglio fare Tail Glow. Non è più veloce di noi perché è priority. Ok. Molto bene. Molto bene, ragazzi. E primo leggendario di Brock andato. Primo leggendario di Brock andato. Sweet Kiss non lo impariamo. Vabbè. Ok. Calma. Infatti, guarda. T'abbasso pure la speed. Allora, Cyndaquil è buona per settare. Ok, quindi andrei Tail Glow. Siamo d'accordo. Sempre Tail, sono d'accordo. Volendo ne possiamo fare un'altra. Ancora Tail Glow, sono d'accordo.
Focus Punch, cazzo, raga. Vabbè. Vabbè. Extra senso. Incredibile, incredibile come riescano a incularci pure così. Guarda, veramente questo è uno sfregio incredibile. Uno sfregio incredibile. 37 danni di Focus Punch da Cyndaquil. Incredibile. Maledetti. Adesso ci curiamo contro Kabuto. Allora, che shot extra senso è sicuro? No, fermi. Che shot ha extra senso è sicuro. La cura ovviamente è farla adesso per dopo. Ma che vuol dire il secondo non essere efficace? One shot se sono più veloce. One shot se sono più veloce. Se poi non sono più veloce, dopo che succede? Ci prendiamo i colpi. Guarda che non sto altissimo. Io sono sicuro. Shockwave. Non siamo più però. Ah, no, meno male. Ok. Va bene. Gligar. Focus, focus, raga, focus, 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 si può comunque fare, si può comunque fare, ce la possiamo fare uguale, Blitzkick. Due Registeel, Brock, vaffanculo, Brock, vaffanculo, vaffanculo, Brock. Punti. E che cazzo? Due Registeel, raga, due Registeel abbiamo preso. Incredibile. Incredibile. Due Registeel e non l'abbiamo ammazzato con doppio del glow. Con doppio del glow. Se l'attacco è aumentato il bar non ti... Incredibile, davvero, Avro? Sì, non mi frega più un cazzo, Memory. Tanto, guarda, Atrix, Poli e Creepy e non son, e Budi non sono proprio nel nostro target attualmente. Cioè, c'hanno talmente culo che stanno tre step sopra. Noi dobbiamo innanzitutto tornare a metà classifica, poi ci pensiamo. Sì, è uno special defense assurdo, sono d'accordo. Sono d'accordo, special defense assurdo con Registeel. Infatti poi gli dobbiamo mettere cosa, vabbè. Gli scontri con gli allenatori, se l'attacco viene aumentato o diminuito non viene applicato il burn. No, no, abbiamo fatto del glow, infatti, col primo Regis l'avevamo già fatto del glow. Ma questa è una cosa stranissima. No, 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 ma infatti non è una questione di quello che è successo adesso, è una questione generica. Ma che senso ha che se che il ban non funziona?
Sì, lo so che ho criptato il primo registro. Però dico, avevamo fatto del glow. Vabbè. Abbiamo pure criptato, meglio così. Questa è una cosa molto importante, raga. Questo è un momento molto importante. Molto importante. Perché? Sono sempre no table, sempre no table, sempre no table. Oh, ma è incredibile, non abbiamo mai imparata una. Non abbiamo mai imparata una di Brock. Su 6 Brock. Su 6 Brock, ma mai imparata una. Vabbè. Vendo questo. C'è il Cerbero anche fare. Allora, Generation 3 e 4. Instead of modifying the attack stat, burn now technically halves the damage burned upon. It still does not reduce the damage done by move that deal direct damage. Burn now inflict damage at the end of this. If a burned Pokémon knocks out, it will. If a burned Pokémon has a. Però qua. Fa bene Pokémon. As a bit, Guts, Burn Damage Reduction is ignored. Quindi questo vorrebbe dire che se il modificatore. Vabbè. No, la discussione è se un Pokémon è barnato, ha l'attacco dimezzato, ma se gli diminuisci l'attacco. Gli diminuisci l'attacco. Non è più dimezzato, cioè il bar non è più attivo, diciamo. E non so se venderlo T-Bolt, forse boh, ma io non credo che cambieremo questo Pokémon. No, non possiamo togliere Blitzkick perché è coverage di Shedinja. Blitzkick deve rimanere per forza, quindi avremmo levato di Z-Punch. Non si pone il problema. Intanto, ci vedo tanto in questo Ursaring, onestamente. Però vabbè, è veloce, quindi secondo me i repellenti non servono molto. Questa cosa sarebbe però interessante da chiarire oltre ogni ragionevole dubbio. Sì. Ho un'idea geniale. Raga, sentite questa idea geniale. Ma, Livio. Poveri noi. Poveri noi. Devo levare la Berry. Sì, non sono d'accordo. Ok. Che scaudiamo un po' le abilità a contatto. Extreme speed, wow. Madonna, crittato! 30 danni di crit. Crit stab. Bam! Sì, è molto soddisfacente avere extrasenso del glossy.
Che mi devono scammaleranno a me? Ma io, ma che ho fatto io a sta gente? Ma che ti ho fatto io? Ma che gioco, cosa vuoi da me? Cioè sì, al godo, vaffanculo. Ah, flinch, meno male. Mossa fuoco? No, me la devono fare loro la mossa fuoco. Mica la devo fare io. Magari, cioè, se faccio la mossa fuoco mi scongelo, me lo dite, regà, si vola. Ma anche Dizzy era poco efficace. Anche Dizzy era poco efficace. Quindi potevano volerci 4 Dizzy. No, è importante sta cosa. Dove sta scritto che mi scongelo? No. Non mi fate via sti colpi che lo usico. Cioè, oddio, sarei contento in realtà di avere una mossa che mi scongela, per carità. Non sarebbe male. Butto. Ruota fuoco, magifuoco, fuoco carica, idro incrofiamma, idrovampata, vapor scope, tutte mosse che non so cosa sono perché le leggo solo in inglese. Una cosa delle generazioni successive. Regà, non me scammate. Sacred Fire e ruota a fuoco, quindi. Vabbè, in due colpi lo ammazzo, non c'è bisogno di dire che... Camouflage, no. Cerchio ce l'ha fatta contro due Registeel. Cioè, Brock aveva due Registeel, ma noi ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro Registeel che con... più 4 all'attacco, allo special attack di, con due Deglow... non è morto. Servivano due colpi a Registeel per morire. Strage di Poliwag. Guarda quanti poli sto uccidendo. No, vabbè, livello 14. È buono sto Pokémon, Ciumbi. Tracer da Hypercutter che fa quello che non può diminuire l'attacco.
Blitzkick. Jinx. Blitzkick. Andy stamattina sì, al solito, insomma, al solito, al solito. Questa diciamo che è condivisa, perché un po' di stamattina, un po'... Questo è velocissimo. Questa è una run mezza di stamattina, mezza di adesso, quindi diamo metà... Metà credito stamattina. Per il resto c'era un altro buon Pokémon che è morto contro Mewtwo di Brock. E, beh, poi no, poi qualche scammino, soprattutto nell'erba appena usciti, morti tre volte, tipo, nell'erba appena usciti. E, ah, abbiamo provato a fare la... Ah no, l'altro scam è stato non riuscire a fare la fatica di Truant. Potevamo fare la fatica di Truant. Purtroppo siamo stati scammati per un pelo. Era fattibile la fatica di Truant. Quelli erano punti. Quelli erano punti. Boh, però Thunderbolt è super efficace contro acqua, che attualmente non abbiamo niente. Tra l'altro ci sono gli acqua psico che coprono entrambe le nostre mosse speciali e poi non è a contatto. Dizzy Punch è a contatto. Dizzy Punch fa praticamente gli stessi danni di Thunderbolt, perché fa 10 in più, diciamo, ma c'ho 10 punti attacco in meno. Forse fa anche più danni Thunderbolt di Z-Punch. Sì, no, ma era meglio di Z-Punch. C'ha pure 5 utilizzi in più, effettivamente. E allora, ci mettiamo una bacchetta. Ci mettiamo una bacchetta. Poison. E andiamo. Effettivamente, anche se vabbè no, il caso dopo, per ora facciamo così. Full restore, bravo, full restore, ma molto bene, molto bene full restore. Faccio reset, perché almeno vediamo quando ritornare a cercare gli oggetti che non abbiamo trovato. Finì il Pokédoll. Ok, ho paura di non arrivarci. Giochetto, no, giochetto si può fare. Allora, qua no, non possiamo prendere altro. E tutti elisir, quanti elisir, che poi con extra senso elisir, insomma, diciamo che vale il giusto, Però va bene, meglio di quella roba inutile che ti danno spesso. No, mi era venuto sotto il Montanaro. Mumu Milk, bello Mumu Milk. Cerca la sicurezza, sì. Fatta la collezione di ball, bella le ball. Ci crede Winnie the Pooh, ci crede. Io abbiamo fatto un cazzo. Bello.
Vabbè, però due mosse mi hanno fatto Barnado frizzato, cioè Barnado frizzato Barnado, cioè un po' frequente questa cosa, un po' frequente questa cosa. Allora, io se lo ammazzo non mi prendo la Barn, no? E se lo ammazzo non mi prendo il Barn, giusto? Se lo ammazzo non mi prendo il Barn. È più veloce, certo. Fa 21 danni. Fa 21 danni. Io non muoio. Vabbè, mi fa 21 danni. Sì, sei morto col crit. Allora, col crit non mi frega niente. Se moriamo col 4% del crit, siamo morti sempre dal 400. Se adesso io curo, lui mi fa due Ice Beam. Perché mi fa questo qua e quello il turno dopo. Vabbè, 6,25. 6,25. Feint attack. Perfetto. Vaffanculo, Jolten. Sti scam di merda, oh. Mo devo aspettare che... Beh, tanto per forza... Comunque, che dite che c'ho la cura per... Cioè, c'ho il full restore. Non c'ho la cura per niente proprio. Riunione per cosa? Sì. Eh no, è che potevo flinciare, Samen, è che potevo flinciare. Fatto è che potevo flinciare. Io lo porto un gem, ma non lo so. Mortacci, Lecta base al 18. Aurigemma. Che cazzo? No, vaffanculo. Lota dal 14. Ok. Quindi, torniamo a noi. Io porto questo perché oh. Barn Frizz Barn, eh? Va bene? Basta, non li tocco sti Pokémon, c'ho paurissimo a toccarli. Sì, ma infatti penso che comincerò a fare del glow. Penso che comincerò a fare del glow perché non li ammazzo sti qua. Ah, giusto. Salvato per te, ti pare che mi metta a dormire?
Due Pokémon c'ha lui. Ma tanto non ammazzo mai un colpo a questo. Ma io non cambio, aspetto il cambio nuovo. Che te frega, c'aveva una sacca grossa. Okay. Ciao. Smoshum. Si è buffato. Ok, Smoshum. Va bene. Beh, Sunny Day. Quando gli do un calcio a sto fuori adesso. Saperlo che erano tutti super efficaci, non facevo del glow. Allora, abbiamo passato Brock. Mi sta un po' rodendo il culo perché abbiamo dovuto usare tanti oggetti, perché ci hanno fatto due Barn e un Freeze nell'arco di molto poco. Però va bene, dai. Vedete a calcio. No, vabbè, raga, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Mi sto a prendere male. Mi sto a prendere male. Ma succede anche agli altri. Cioè, non capisco. Sì, io faccio calcio, ma tanto questa cosa non funziona, raga. Cioè, è falsa questa cosa. Critico. Critico. Sono morto. Non va bene così. Non va bene così. Il freeze ha una percentuale del 10% di togliertelo ogni turno. Quindi ogni turno se fallisci il 10% rimani frizzato. Il fatto è che di mettertelo al 10%, quindi tu prima subisci un 10% e poi non riesci a fare un 10% per 10, non so, x mila turni. E il fatto è che, cioè, essere frizzato due volte prima di arrivare a Misty per me è una cosa incredibile. Cioè, sono pochissime le mosse ghiaccio. Delle mosse ghiaccio, due hanno la possibilità di far frizzare e quelle due hanno il 10% che ti frizzi. Ci siamo presi due frizz nell'arco di 10 minuti e due barn, pure quello, uno al 10%, quindi abbiamo preso 3-10%. Però il problema è che il barn ci ha fatto usare il full restore che non abbiamo potuto usare qua. No, perché prima non ci ha frizzato lui. Prima non ci ha frizzato Jolteon. Prima era il Barn con Jolteon. Non ci ha frizzato Jolteon prima. Due Pokémon diversi ce l'hanno fatto. Era un terzo Jolteon. Grazie, Avro. Siete sicuri? Era un terzo Jolteon. Abbiamo incontrato tre Jolteon con Ice Beam.
No, Senna, no, perché è più veloce di me. Quindi mi ha attaccato la seconda volta perché è più veloce di me. Non puoi mai ucciderlo, perché se tu fai il primo extrasenso non lo uccidi. Ma lui ti ha già attaccato una volta. Perché poi qua noi abbiamo contro un Jolteon. Non posso fare due extra. Non posso fare. Ragazzi, non posso fare due extra. Non può flinchare se sei più lento di lui. No. Il flinch si attiva solo se sei più veloce. Se sei più lento non si attiva il flinch. Lui è più veloce di noi, quindi attacca prima di noi. Tra l'altro, questo è un Jolteon incredibile. È più veloce di noi. Ha un attacco speciale incredibile. Attacchi speciali incredibile e non muore da un singolo extrasenso. Io non lo so che cazzo è sto Pokémon. Forse muore da Easy Punch. Altro shiny. Non lo può. Non vale. Non vale. Atrix esagera. Due shiny. Due shiny, esatto. Forse sì, forse Dizzy lo uccideva. Forse a questo punto forse Dizzy lo uccideva. Non lo so. Non lo so. No, Sena, come? No, che dici? Se faccio del glow l'ho sciotto. Se faccio del glow l'ho sciotto. Però dopo c'ho del glow pure per i Pokémon successivi. Cioè, fare del glow più extrasenso, fare due extrasenso, la stessa cosa. Se sei più veloce, due extrasenso al 10% di flinchare. Questa è l'unica cosa. No, sono sciotto sì, oh. Beh, ma che cazzo? Lo sciotto con del glow extrasenso al livello 15, chi cazzo è? No, il problema poi è che c'è proprio senza senso, l'abbiamo incontrato 3 volte. Ci ho preso tre Jolteon incazzati al Monte Luna. Boh, e c'avevo pure l'Icial. Cioè, capito? Io sono morto di Ice con l'Icial. Cioè, manco l'Icial ti salva. Vai, Ser. Certo, Magic, è vero, è vero. Ma è sempre così, è sempre così. Autoblock possibile. Ma pure quello. Full restore. Pure quello non. Cioè, siamo il dei 16, quello con il Brock più forte di tutti a BST. Su 16 di media nelle 2 settimane. Questa settimana forse siamo secondi. La settimana scorsa eravamo primi, questa settimana siamo secondi. Però è primo Ago questa settimana come Brock più difficili. Ma Ago la settimana scorsa era a metà classifica, quindi siamo noi. Se tu vuoi fare Tail Glow per shottare poi di extrasenso, è meglio allora fare due extrasenso direttamente, perché in ogni caso ti dai 2 turni. Ma se chi ti più di 6, tu ti sono 1. Si serve, però, visto che l'allenatore ha 3-4 Pokémon, Tail Glow poi te lo tieni per shottare tutti gli altri, altrimenti ti prendi 3-4 attacchi se non shotti mai. Ok, quindi il setup sul primo non serve solo per ammazzare il primo, serve per ammazzare 3-4 Pokémon. Quella è la cosa. Quindi ti prendi un attacco dal primo Pokémon e basta, rispetto a prendertene uno da ogni Pokémon a meno che non critti. Maradona, va bene. No, certo, Ago ha fatto quella con Metronomo e ha evoluto Eevee in Tyranitar con la stun che aveva Eevee catturato a caso, perché prendere Eevee senza stun? Mac è il nostro avversario, ma Maradona è Goldindona. Vai Maradona, vai Maradona. Sotto al 7. Ah sì, Dario, sì. Allora, stazzi questo Seeking. Non è male. Non è male. Il problema è che abbiamo contro un Pokémon grosso. Vabbè. Solo non morire. Molto bene così. Cazzo, non gli facciamo niente. Questo è un problema. Non facciamo niente.
Proprio niente. Cazzo, quanto ha di special def? No, overhit no, lo fai dopo in caso overhit. Per forza prima zap e poi overhit. A meno che non pensiamo che revenge gli faccia male, ma... Con 6 di attack... No, dai, su. Zap cannon a spam. No, Doom Desire. Cazzo, questo Doom Desire è un'inculata, perché... Porca miseria. Ho la cura, però non la posso usare adesso. Spero di non morire. Spero di non morire. Non la posso usare adesso la cura. Vogliamo usare adesso la cura? No, dai. Come faccio a usare adesso la cura? Giusto non usare cura. No, ma non posso usare overhit perché mi abbasso lo special attack, regà. Ma non lo ammazzo mai, faccio 40 danni in più, guarda, è quasi uguale. Oh, godo. Godo. Allora, in realtà Flamethrower fa 5. Non, io aspetto, vaffanculo, si gioca bene, no super power. Era giusto, cazzo. Ma anche perché qua in realtà con Super Power io non so quanti anni mi fa, ma rischia di ammazzarmi uguale in due turni. Se mi cura adesso, perché io gli devo fare ancora 3-4 attacchi per ammazzarla sto tizio. C'è pure la paralisi che può succedere. Vabbè, dai, era giusto non curare. Basta, andiamo avanti. Ovvio che poi vuole in cielo, nel senso. Poi lo scam, vabbè. Oddio, di nuovo entai contro. Vai Gacnea! Invincibile. Invincible, perché non c'è Invincible. Lira che fa? Faccio dig che va subito. Faccio dig. Godo! Ah! Sì! Rifallo! Bravo! Oddio! Rifallo! Bravo Entei! Non hai capito un cazzo! Outplayato Entei! Cacnea ti nega! Mamma mia, Invincible Cacnea! Belli dramma. Sì, posto di Lir. C'è il piccolo problema che quando andiamo dal rivale poi c'è ancora Entei, c'è questo piccolissimo problema. Fatica di Brock, sì. C'è il solito piccolo problemino della velocità. Piccolo problemino della velocità. Che poi sto Cacnea in realtà c'ha le statistiche messe bene, Solo che c'ha 3.35. Se avesse 4.80, sto Cacnea si trastava. Anche perché avrebbe avuto più statistiche divise.
Sono lento in curti. No, infatti. Allora, Just Antler è una possibilità. C'è sto Barry per avere un Pokémon che poi possa scoutare in giro. Antidoto. Comunque sia, raga, 15 def e 17 special def non è pochissimo. Non possiamo neanche subire i one KO perché stiamo a livello 9. È che è lento. Dove catturiamo? Io vorrei cercare qualche ball, raga, perché Absol, bello Absol. Can't escape. Non ha mosse questo Absol. Niente. E vabbè, no, quell'altra non mi avventuro fino là. Allora, bag, abbiamo una Luxury Doll. Cerchiamo qua sotto. Secondo me è Stuntler, però non lo vorrei al 5, capito? Cioè almeno al 6. È un bel Pokémon sto Stuntler. Potremmo anche catturare da un'altra parte e poi andare a vedere se c'è sto Stuntler, capito, potrebbe essere buono davvero come Pokémon. Andiamo a vedere qua che c'è. Questo no. Insomma, il Dugongo. Pure il Dugongo è un Pokémon. Can't escape. Self-destruct. No, vabbè. Neanche ci prova Dugong. Sai, dici Dugong, prova a vedere se riesce a battere questo Cacnea prima di farsi saltare per aria senza possibilità. Che c'è, lascia perdere, guarda. Alex, falla perdere Alex se c'è il coraggio, gioco. Falla perdere se c'è il coraggio. Vediamo se c'è il coraggio. Voglio vedere Grumble, Aerodactyl, dai, Snorlax. Madonna santa, ma abbiamo una capacità di prendere il più scarso dei tre che è proprio chirurgica. Mai mettersi contro Alex. Vai. Questo è il Pokémon scammone. Guarda il Pokémon scammone. Pain Split, Fissure, Giga Drain. Ehi, Swallow, no, è una merda. Ma boh, facciamo Pain Split, poi vediamo. No,
No, è fisso, non si può usare. No, no, no. L'unica era fare main split e poi giga drain. Cioè, questo era il piano. Si fa se finisci il run? Chiacchieriamo. No, in realtà c'era una cosa che volevo fare, ma non me la ricordo. Ho detto questa cosa, però non la posso fare perché c'è. Non me la ricordo, ma magari mi viene in mente nel mentre. Sicuramente devo fare le formazioni per il Fanta. Mac non è il nostro. Mewtwo. Mewtwo è il nostro avversario. Oh! È Mac il nostro. È Mac. Cos'è il meno 9 della Juve? Vabbè, vediamo. Magari fa attacchi fisici. Davvero gli hanno tolto 9 punti? Non ci credo, gli hanno tolto 9 punti. Magic, che è tipo Magic. Ok. Ovviamente fa la mossa speciale e noi siamo morti. E noi siamo morti. Mossa fisica. No. 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 20 di difesa. 20 di difesa. Perché sono morto? Dai. Ma Kiwi ora l'arsi è 25 Kuz. Kiwi è giocatore prospettiva. Vedi. Bravo Kiwi. Beato Spezia che. Oddio, era solo in prestito lo Spezia oppure. Secondo me è solo in prestito. Difficile danno 25.000 euro, 25 milioni allo Spezia. A chi l'hanno dato questi 25 milioni? Era dello Spezia. Sorprendente. 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 Perché di solito sti giri dei soldi sono tra grandi squadre. Non gli danno mai alle squadrette i soldi. Invece 25 milioni allo Spezia. Che sì. storia. Devi chiamare Stefano. Se no le porto io dall'amico mio. Macchia! Macchia! Il macchia del destino, macchia! Solo tu ci puoi salvare, macchia. Solo tu ci puoi salvare. Va bene, parliamo lunedì, quando torna lei? Capito? Io volevo chiamare questo. Eh no, eh no, Non è era più meglio da al contrario. parlare, volevo chiamarlo, dai, ci passiamo, Era dai. meglio al contrario. Ci volevo passare pure Così lui è parlare macchia con lui. secondo, ma temo che Allora, se vuoi passare lì da questo, lo canale c'ha dei problemi. C'ha dei problemi. Persi in bene, ma glielo Capito, ci lasciamo. passiamo da Roma. Che ci frega. Da fuori, e te dove? Speriamo che ci Guarda faccia lì, attacchi io speciali. manco E vedo questo, noi una cosa possiamo eh. fare. Quando ti serve sta Second storia? boost. Uccidere. No. Ho capito, ma devo sentire se quello ci può andare, perché ci vuole medico là, eh. Il E crit di allora se può macchia! portare, se Il può crit di portare, se macchia! Se la porta a casa, macchia! Col crit! Bravo, macchia! Non è che faccio i miracoli? Ci devo Future passare. sight, vede nel Ci passiamo futuro lunedì macchia. mattina o ci passiamo Nel martedì? futuro vede macchia. Vabbò.
E... o lunedì quando ritorniamo, che ne so. Vabbè, dai. Ciao, ciao. Sì, tengo skill swap per scaudare. Questo è veloce almeno. È un Pokémon di merda, però è veloce. Grovile. Mac. E Mac è un Pokémon. No, però almeno non fa danni. Almeno non fa danni, perché invece quell'altra gli rubo la mossa e glieli faccio i danni, cioè. Potenzialmente lo sto ammazzando. Bisogna catturare il blind sicuro, perché con 8 di def e 2x4 mi sembra un po' aggressivo non catturare blind. Sì. Vabbè, non è vero, non c'ha mosse. Cioè, abbiamo delle mosse imbarazzanti. Slaking. Raricandy. No, effettivamente Raricandy non dobbiamo mai trovare. Ah, certo, c'è cover su Sheninja. Freshwater. Sto Pupitar ci ama. Trovane un'altra, speriamo. Ma guarda, mi dovevano dare quelle delle Master Ball, non quelle delle Candy. Cioè, le Master Ball è proprio... Cioè, abbiamo un negozietto sotto casa... Lo sapevo. Dentro di me mi stavo cagando sotto di esattamente questa cosa. Seeking. Ah, Seeking secondo me potrebbe essere un'idea. Perché in questo boschetto con Slaking scaudare è difficilissimo. Quindi... Ci potrebbe stare provare intanto Seeking. Poi magari lo cambiamo. Non si può prendere Slaking, no. E abbiamo visto che è più veloce di noi. Grazie. È un unicorno, un'immagine. Vediamo. A Twisted Spoon lo togliamo. 9 speed. Aspetta un attimo. Meno male che non mi ha fatto Sky Up, perché sono d'accordo. Ma non scappiamo nessuno.
Mamma mia che fatica. Vabbè, ma il fatto è che io avrei cambiato più tardi, ma Coso stava a 10 punti vita. E quindi tenermi il Pokémon a 10 punti vita era praticamente la stessa cosa. Perché abbiamo visto che va più veloce Slaking. Se no sì, non me lo sarei mai tenuto. Cioè non l'avrei mai cambiato. Prendo Mac, sì. Sì, sì, sto vedendo, sì, è vero. Su Seeking ti ha un cazzotto, ti ha ammazzato. C'è pure due belle mosse, eh. C'è pure due belle mosse. Se non fosse una bara... Sì, lo so, sono andato a comprare. Se non fosse una bara sto Pokémon, in realtà... Tentato attacco con Hyper Fang e Sky Uppercut. Però purtroppo è una bara. Eh sì, esatto. Special Attack invertivo speed e si andava da Brock. Infatti non lo trastiamo. Un peccato. Can't escape. Oh cazzo. Devo prendere un altro Pokémon prima di andare lì a cercare Mac. Andiamo a prendere un altro Pokémon. Poliwrath. Blind. Mo' ricominciamo, eh. No, incredibile. Un Pokémon che si fa i cazzi suoi dentro una Pokéball. Ma che cosa è successo? Fatica, vediamo. Vediamo che Pokémon è. Spero di sì. Spero di poter fare la fatica. E... No, Psywave. No, ma... Allora, come stazza è molto buono. Come stazza è molto buono, però non c'ha mosse in realtà. Ste mosse fanno cagare. Peccato, perché quando ho visto fuoco psico ho detto dai, due belle mosse. Invece sono le due mosse peggiori di fuoco e psico che ci sono, ovviamente. Ovviamente sono le due mosse peggiori di fuoco e psico. Vabbè, allora andiamo a vedere prima là sopra cosa c'è. Absol. Absol è scautabile al 3. Spinda di merda, no. Vediamo un attimo che c'ha sto Absol. No, guarda, le dico, cioè, alla fine la mossa migliore che c'hai è Poison Fang. Cioè, Poison Fang è l'unica mossa considerabile tale, insomma. È lento, vabbè, è lento, cioè, ho capito, a meno di 19 al 6, sì, ci può sta, cioè, se c'hai 15 al 6, all'8, c'hai 18-19, che è un'ottima velocità, poi non lo sai, magari invece c'è 5, cioè, che purtroppo non lo possiamo sapere. Sono al 6, dite che lo trovo? Provo solo al 6. Scaliamo un attimo al 6. Questo è un paramosse. Weather Ball. Ah, Weather Ball è fisica. Mi ha fatto 3 danni.
E noi di def abbiamo 23. Vabbè, sta da 6 a 17. Da 6 a 17 cambia il mondo. Fury Swipes, che mosse di merda. Tripolato. Ma che ti è successo? Si è attappato. Sì, anche 12 è una buona velocità, sì. Vediamo se manca all'otto. Ragazzi, ma se non troviamo manca all'otto è davvero da pro al miracolo questo. Ce l'ha una stufetta, e se no cambia posto. Oh. Metti da dormire da un'altra parte, mica sarà male. Che cazzo ce l'hai? Sì, amore, lo troviamo al 3. Questo va a morire. Un attimo, lo troviamo al 3. Ma senti il freddo che fa? Se no, scusa, scaldiamo un attimo il 5. Che almeno i danni sono un po' no, più comprensibili. No, ma 2 minuti poi te richiamo io. Fammi finire un attimo una cosa. Te richiamo. Trasforma. Parola del diavolo. Fammi finire, fammi vedere. Oh, trasforma. Ciao. Ciao. No, cioè, non mi fare trasformer. Madre... un problema questo. Mi fa trasformo. Non voglio trasformo. Cosa è successo a Cerchio? Cosa è successo a Cerchio, Vanna? È una lunga storia. È una lunga storia di congelamenti di merda. Ma lunghissima. Lunghissima. Reiterati. Reiterati. Allora. Vogliono al 5. Danni inflitti 5. 90 mossa. E noi abbiamo sempre 23. Yastix. Ci ora 14-15 d'attacco. Che non è male. Che non è male. I miei poderosissimi sub, dicevo, hanno creato un calcolatore. È un macchinario enorme. Vabbè. Altri. Ice Beam. Però impara una nuova mossa al 4. All'improvviso tira solo Ice Beam. Questo mi fa un po' dubitare del fatto che l'abbia tenuta. Mi sa che non l'ha tenuta, perché è strano che non la tiri mai al 5. Tirami Ice Beam. Icy Wind. No. Ice Beam. Queste sono le quattro mosse che ha. Mi ha fatto 5 danni. Ma 5 danni non sono un cazzo, però. Non mi ha fatto niente. Non mi ha fatto niente. Ma però aspetta, non è molto efficace. Attenzione, non è molto efficace. 95. 0,5 13. Ok, no, ce l'ha.
Ce l'ha. Beh, 18 di special attack ci sta. Ok. No, 18 di special attack, Ice Beam, va bene. Va bene. Ci arriviamo almeno a 24, 24 su all'Iello 8. Bisogna trovare l'Iello 8, vediamo se esiste l'Iello 8, dai. Boh, non credo, Anni. Non lo so. Sì, è mano ghiaccio, vabbè. Poi ci pensiamo alle mosse. Aspetta, cioè, tanto lo paralizzo. La prima cosa che gli faccio è lo paralizzo. Così almeno lo cattura sto cazzo di Pokémon. All'otto ne impara un'altra. Vero, vero, vero. Sì, beh, oddio. Icy Wind diventa un po' una merda. No, le posso velocizzare più di così, però più veloci di così comincio a rischiare di sbagliare. Perché comunque sia, se esce lo shiny lo devi catturare, se esce all'otto te ne devi accorgere. Ci deve essere un momento di, diciamo, di realizzazione di quello che mi sta accadendo, visto che chiacchiero pure con voi. Bosco Smeraldo già abbiamo catturato. Bosco Smeraldo abbiamo già catturato un Pokémon e faceva cacare. Cacare. Faceva cacare. Abbiamo catturato ovunque tranne. Il boschetto in cima, che però ha tre Pokémon di merda e un Absol con mosse rivedibili. E qua. Voi non siete la scusa, voi siete il motivo. C'è un motivo per cui quando faccio i tornei per il mondiale non streamo. Mi distraggo. No, 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 non vado al 6 dal coso. Dal pigliamosche a farmi prendere a sberle. I Pokémon si prendono all'8. Se hanno disimparato la mossa che volevi, ne prendi un altro. Se non ce n'è un altro, la run è giusto che venga persa. Perché se tu ogni volta parti con l'idea che li prendi tutti al 6, fa tutti i run di merda. Invece, se tu li prendi tutti all'8, una volta su 10 fa la run di merda, ma le altre 7 c'è proprio all'8 che va a mossa inutile. Vabbè, che ne sai, cioè Mac, Brock, cioè Mac è mai impara le mosse, cioè Mac potrebbe arrivare a Brock con Flamethrower, Thunderbolt e Ice Beam, non lo sappiamo. Poli mi sa proprio di no, che Poli le mosse non le impara e quelle che c'ha non vanno da nessuna parte. Doppio Freeze, doppio Burn, doppio Freeze, doppio Burn, in realtà. Solo che uno dei due burn fortunatamente non è bastato a scammarci, il primo, perché era Brock, ma siamo riusciti a battere Brock prima che ci uccidesse, battendo due Registeel comodi. Il secondo burn abbiamo usato da dare Full Restore, poi congelati Icicle, congelati di nuovo, non abbiamo più Icicle. Usiamo la cura per non morire e sperare di scongelarci, ma invece no. Invece rimaniamo 10 turni congelati e moriamo. Moriamo. Dopo una congiura. La congiura dei pazzi.
Sì, le altre due sono doppio. Sì, le altre due andrebbero male. L'acqua, ah, sto a streamare. Che vuol dire chiudo l'acqua? Vaffanculo. Vaffanculo. Così lo capisci. Non te rendi conto proprio, no, cioè, è come io sto a fare i cazzi miei a casa, ti chiamo e ti faccio pa, fammi sta cosa. E ho capito, chiama mamma. Non c'è mamma. Sì, sta la gamba, non finito. Voglio vedere se mi arriva l'acqua lì alla corrente, come stai lì. Salveresti, dici? Ma salviamo. Non che ci perdiamo granché, se non salviamo. Sì. Ok, beh, ho capito. Ha senso. Esiste il Pokémon Lotto in questo boschetto, no? Ma almeno mi facesse vedere cosa, Grovyle al Lotto, mi metto l'anima in pace, andiamo oltre. No, non l'ho già fatto, ma a parte se è replicabile la fatica di sconfiggere Brock con Poli, ma il fatto è che questo non sconfigge nessuno, però c'ha una mossa che salta il turno, una mossa che non fa niente e una mossa da 50 e non impara mossa. No, sì, infatti l'1% ci sta, però considerando che abbiamo trovato 140 Pokémon, con l'1% comincia a diventare possibile. La serie più che altro non è mai stata battuta. Ecco quello, vai dal lotto. Vaffanculo. Bene. Quindi, che si fa? Sto merda. Vado a rivedere un attimo Absol. Se no l'alternativa è o questo coso oppure Mac al 6 e preghiamo. Un buono special attack, Mac. Un buono special attack. Credo un po' tipo questo.
forse uno o due di meno, forse. Un po' l'idea penso sia simile. C'è Icebeam che si diventa molto più forte di qualsiasi che abbiamo noi qui e ne impara altre. Non sappiamo come è messo a speed, così è, quindi in realtà. Sì, no, ma infatti penso che andremo a prendere. Vediamo un attimo sta a fare com'è. Endeavor. Ha più punti vita di me. Ha più punti vita di me. È una cagata pazzesca questo Absol. Mamma mia, che brutto. Via. Ora Rigendi. Sì, ora Rigendi. Per fare il tal 6 al 7. Per la fatica. No, che poi torni qua e ti ammazza Mac mentre lo vai a prendere. Comunque, Poliwrath è resistente a Icebeam, quindi Mac ci ammazza col cazzo. Vai. No, ma non c'è Mac, raga. Cioè, non c'è Mac all'8. Almeno una buona abilità, che ne sappiamo, vediamo, Lascia aperto. molto lo dico. Di special attack, buono. 20 special attack al 6, buono. 8 di speed, classic, classic, come al solito, signor Mac, come al solito, come al solito, come al solito. Va bene. Boh, comunque sia, secondo me si va uguale. Non è che c'è tanto da fare. Adesso dobbiamo fare. Morire da Absol mentre c'è. Quillfish. Meglio Absol. Ma Absol non c'ha manco le mosse. Almeno questo c'ha le mosse. Spinda, raga, che controllo di spinda? Non ho capito. Ma chi te ha detto? Cioè, è buono solo se c'hai Ray Drago, ma se controlliamo Ray Drago siamo morti. Dai, a caramella rara. Io non sono molto pro alla caramella. Cioè, dal 6 al 7 non mi cambia un cazzo. No. Non mi piace la caramella rara qua. Quando le impara le mosse? 19. Io la darei qui la caramella rara, impara la mossa. Allora, bag. Barry. È più. Ma no, infatti 6-7 non cambia niente. Confusion o sonno? Confusion o sonno? Forse sonno? Ci abbiamo tanta def. Poi. Ah no, abbiamo Barry Joyce. No, beh, gli diamo Barry Joyce. No, non mi è tutto bloccato, Gli diamo Barry non va Joyce. nessuno giù l'acqua, provo pure con questo, non ci riesco, mo lascio perdere perché tanto stasera non si può fare. Vai. Vabbè, mo non è Super stata efficace, questa super. cosa che Madonna voleva santa, fare. però. Faccio Non trasform? so, no, non è che me lo voglio dire, è che Faccio sto trasform? da 3 ore, che da quando sono ritornato che ci sto a combattere.
Col fregno l'ho provato, non funziona male, non lo so. Ho meno vita. Forse. Va bene, Imb. Icebeam è uno per regalo. Proviamo. Paralizzato. Chi è che aveva detto che ci paralizzava? 10%. Un canonico 10%. Classic. Ci trasformiamo, ci prendiamo pure la 4 per. E va bene così. Speriamo di congelarlo. Wow! Colpisce, amico mio! Vaffanculo! Vaffanculo! Vai, Magic! Flame Wheel. È una mossa. Flame Wheel è una mossa. Leviamo Icy Wind o Transform? Ah, Takedown è fisica. Takedown è fisica. Quindi direi di levare Icy Wind. Transform è useless. Un po' sì. Un po' è vero. Che ci faccio? Che se incontro Mewtwo divento Mewtwo. Icy Wind quando la uso? C'è Ice Beam che è solo più meglio. Pronto? Oh, andiamo 25% di paralizzare, 25% 4 su 5, non lo so. Vabbè, comunque siamo usciti, abbiamo usato la Berry Juice, vabbè, pazienza. Quasi si cerca di massimizzare, quindi intanto una delle due berrette gliela diamo, se sa mai. Sì sì, infatti è vero, è vero. 25 per 4 fa 100. Make sense. Pampi. Mm. 26 danni da Pampi. Un attimo a me che sto cazzato così. Non te lamentare, fa tutto stasera, a meno che lamentate, Che facciamo? Take down? La luce, no, mi ammazzo solo. Ho fallito. Vabbè, e 14 danni. Secondo me il potion non basta qua. C'è un fresh water. Il potion non basta mai qua. E vabbè, domani lei io. Ok, mi ha fatto bene, dai. Scusa, come lo fa? Super Sonic. Che percentuale ha? 55.
Sto parlando un bidone, ma lo sapevamo, lo sapevamo. Meglio da meglio da sform? Meglio da sform, no, l'idea? No, la gabbietta può. E no, lo so. La gabbietta che sta, l'hai messo una gabbietta poi. No, dove sta? Dove sta? Dove l'avevo messo noi oggi? Oh, da ho messo oggi io nel trasportino, no? Ma che era meglio Icy Wind per fare cosa? Cosa ci fai con Icy Wind? Cosa ci fai con Icy Wind? Capirai, qui, cosa ci facciamo con Icy Wind? Ma qual è? Erano i PP. Cioè, secondo te il problema, il nostro problema sono i PP. Cioè, francese. Fino a Brock i PP non sono un problema, sono mai un problema i PP fino a Brock, cioè a meno che non hai 5 PP in una mossa, allora ok, ma con 10 PP la cosa sta tranquilla, anche perché dopo comunque sia fai Flame Will che è meglio di Easy Wind se proprio finisci i PP. Vabbè, che non avevo mangiato niente. Sì, non so quanti danni, poi non l'ho visto quanti danni mi sono fatto. Non ho fatto manco niente, eh. Fatto. Oddio, allora, camminiamo. Un punto vita. Poi magari ti rendi conto lì, avanti Andrea. Ah, beh, sì. No, non mi serviva qua. Non mi serviva qua, questo è un colpo di fortuna e volevo avere più avanti. Cioè, tipo non lo ammazzo, c'è niente da fare, eh. Tipo Brock. Ma che vuol dire? Pure a me mi dispiace di queste cose. Però è proprio una mentalità, proprio. Capisci? Non la. Beh, la Malvo. L'organizzazione, no, devi pensare. Sì, perché poi questi Pokémon sono strani, in realtà sbroccano, cioè è una mossa che non hanno mai usato, gli è via Ermatto, da tirano. L'ho preso tutti gli oggetti, mi pare, no? Non ci penso. Adesso dobbiamo arrivare dall'altra parte, capirai. Tanti auguri. Allora, intanto levo l'item. Ma l'hai visto lì? Non c'è l'indicazione. Mira se. Che te spiega, ci sono i numeri, no? Che spiega me qual è il padiglione 1, il padiglione 2, il padiglione 3, no? A me mi frega un cazzo, io sto qua un'ora. Io do aria dall'altra parte sano. Io do aria dall'altra parte sano, a me mi frega niente. Non c'è. Siamo in meglio la scorsa settimana. Beh no, magari. Mancano 400 punti per stare in meglio la scorsa settimana. Se faccio 400 punti in 3 run, stai in meglio la scorsa settimana. Che ha fatto schifo. Cioè, io la settimana di prova ho fatto 2620, che è più di due settimane adesso. Mannaggia a me quando ho fatto la settimana di prova, dovevo startare subito questa. Ma ha detto che era un altro, l'ha detto. Per me manco 2600 in due settimane è accettabile, ce l'ho fatta in una, cazzo. Mo non riesco a farli in due. Gli ha detto che poi mi ha detto quello che c'ha l'anello alla gamba di alla stampa di perché magari si mettevano che uno un anello un altro come facevano degli che facevano dei canarini, no. Ok. Azumeril. Madre. Thank you.
Che merda. Che merda, 16 danni di far punch. Poi quello che ne sai, magari sta a mettere Giacomo. Ok. Ma qui sulle alba queste degli allevatori. Oddio, mo bisogna arrivare. Mamma mia. Che fatica! Che sto a dire, c'hanno quelli che la luce magari c'hanno già i cori. Che stanno a gennaio? Allora. Ma ha messo il grid, hai detto che tu non metti mai, qua dopo dici non vengono l'uovo. Ah, il grid, sì, l'ho comprato. Ha comprato, ma sta bene indossato. Io ho iniziato già a mettervelo. Vedete come sono pazzo. Certo. Perché quello poi prima la assorbe, non è che c'è un giorno. Sì, Johnny, sì. Apposta te l'ho ricordato. Allora. Non te l'ho ricordato apposta, così lo fa. Usiamo sto repellente, va. Niente, ho incontro soltanto Pokémon resistenti, a roba mia, incredibile. Ma questo che gli famo? Ma no, hai il pianto, pure mia sorella che lo fa. Chissà cazzo di dubbi hanno messo questi. Qui è il costruttore, ha fatto una cazzo di raggio. Ok. Dall'altra parte. Oh, osai? E 29. No, non take down. Secondo me a un certo punto comincia a diventare. Cioè, ci abbiamo. C'abbiamo comunque 12 in più di special attack. È più preciso. Ok, 12 purtroppo è poco. No, ma io le 11 ce l'ho fatti un sacco. No. Sono portatori e sono femmine. Vabbè, ma era l'11, ragazzi. Insomma, le cose sono femmine. 50 è special attack, ci sta. Ma quando. Ma io faccio i ragazzi, il naso. Che devo fare? Chi è il nostro avversario? Non mi ricordo più. Quanto tempo fa siamo usciti? Ma questa è la run di. La uso. La uso al 18. Tutte e due. Entei, porca puttana. Ma dice male così, ti dice male, che devi. Oddio, i danni. No, un punto vita. Forse io portavo. Dai, che è tutti sti danni? Chi ce l'ho? Entei, che poi vediamo. Mi dispiace. Oddio, Ariamo è super efficace la bolla. Siamo morti. È super efficace pure contro di lui la bolla, eh? Manco di che faccio. No, niente. Se fa più di 20 danni, tanto è inutile. No. Preghiamo, reflect. Ok. Ma ti sento malissimo, grazie. Mamma mia, Godo, già me l'ho dato per morto! E no, fa comunque più danni Ice Beam, raga. Ice Beam fa 95, Flame Wheel fa 90. E è pure a contatto Flame Wheel. Punti! Punti! Come al solito, raga. Cioè, i Pokémon buoni vengono scammati nei peggio modi. Poi ci stanno sti Pokémon del merda. Sempre Mac. Sempre Mac. È il secondo Mac di merda che ci arriva a Brock. È colorante, farsuccio.
dalle 40 euro. Dalle candy, mi sa di sì. Ordina per telefono? No, no, è quasi al 19. Mi mancano 300 punti esperienza, no? Ci ha dato troppi punti esperienza lì, no? Vabbè, c'è da una parte, meglio così. Cioè accetto di prendermi qualche attacchino dai Pokémon selvatici per non usare il repellente, perché dopo servirà nella grotta, se mai arriveremo alla grotta, ovviamente. Il fortunatissimo caso in cui arriveremo alla grotta. Siamo sani, no? Ma fa bene come fa. Ma va la pizza? Ok. Mi hai detto che faccio il panino con la pizza? Boh. È 50% in più. Giusto. Dusclops. Mamma mia, muso di culo. Oh, mica faccio più la prima. Acid. È una merda acid, però lo mettiamo apposta e si trasforma. Sta, sì, sta, raga, sta, fa 60, però sì, per carità, siamo contenti. Lo so, io sono sempre stato mezzo talebano, con un contadino, capito? È vero. Che è Cleon? Nice beam. Frizzato, sospinto basso. E dico pure a tutti, acid a sto punto. Ah no, aspettare. Ok, non spreco gli ice beam a sto punto. Tu però, come lì, io sto ancora in una fase mezza reattiva, capito? No, tu, però mezza. No, non bruciato, no. No, niente, finito. Se ci prendi da solo che ce vuoi discutere. Allora, ieri è stata una giornata calma. Ci hanno rotto e si è rotto il collegamento internet. Si è attappata l'acqua. Si è rotto. Ho passato la difesa, ma adesso faccio la metà dei danni con acido. Faccio così. Concentrato tutto, ma ancora due Pokémon, ma tre Pokémon, ma dove vado? Perso sempre. Perso sempre. C'è chance qui proprio. Curo qua. Cascun potrebbe essere il più scarso di loro. No, non substitute. Maledetto Silcun. Non posso matematicamente riuscirci. Vabbè. Niente. Madonna santa, quante volte mi scammano con le con gli status che poi.
L'altra volta avevo la berry del poison, mai poison. Stavolta ho un Pokémon immune al poison, mai poison. È mancata l'acqua, sì. Sì, è mancata l'acqua. Non so se ce l'avremmo fatta, perché quel burn ci faceva un botto male. Però sì, sicuramente sì. Quella cura che abbiamo dovuto usare là. Heracross, un coso, Gloom. Vabbè, ma ripeto, cioè come per l'altro Mac, anche questo. Questo ci sta che non passa Drizzle con Fire Blast, mortacci tua, Gloom. Oh. Faccio Bite, non lo so. Cosa mi piace su Fire Blast? Ma Fire Blast, ma non lo faccio neanche Fire Blast. O lo fa? Cioè, faccio Flutter. Ma barna al 10%. Ma poi sto coso di che tipo è, Terra? Faccio così. Outrage. Morti. Bello, e poi ci sarebbe, vabbè. Lasciamo stare. Colpisci da solo. Colpisci da solo, Trapinch. Colpisci da solo, per favore. Ultima run. Ultima run. 200, la run 200, riusciranno i nostri eroi a uscire dal lab run 200? Speriamo di sì. No, 200, dovrei a 200. Esatto, come i punti scammati, è un segno, è un segno. Sì, Scarf, inutile. Noctowl, per la fatica, non lo possiamo prendere. Vaporeon. Leggendario? No, sto sciuppet di merda. Sempre il peggiore, oh. Sempre il peggiore, oh. Sempre il peggiore. Ma qua si spera solo che lui non abbia le mosse. C'è il 50%. Dai. E dai. Oh, ma tra il 50% non ho preso manco uno. Così, no, morto. Sì. Troppi danni. E poi la sequenza delle modi 3-9, 3-8, 3-6, 3-8. No.
Vabbè. Allora io resetto e mi metto col Pokémon, cioè con tizio dentro. Quindi abbiamo finito a 2-2-6-5. Mamma mia che merda. Mamma mia che merda. So neanche se ho superato Enanni. Ma ultimo in classifica no, perché fortunatamente c'è Delmo che si è assicurato l'ultimo posto. E pure Data sta messo malino, però lui ancora doveva fare run, quindi non so bene come sta. Pure Viking non sta messo bene. Non mi ricordo Nani a quanto stava. Sto sotto Nani da 30 punti, vabbè. Il problema è che quelli davanti continuano a fare un botto di punti. Un botto di punti. Cioè proprio un botto di punti. Trovano gli shiny, trovano le trasformazioni 600 BST, metronomi, Salamence che spacca il mondo, leghe su leghe. Noi qua veramente... Ah no, ma è ribaltabile, però... Però cioè, il fatto è che dobbiamo cominciare innanzitutto a non perdere più terreno. Perché io pensavo che la prima settimana fosse stata la peggiore settimana che avrei fatto nella villa. Invece questa è stata peggio della prima. Ma proprio inaspettata come cosa. Cioè almeno nella prima uscivo da Brock. Poi morivo di stenti subito dopo. Almeno uscivo da Brock. Settimana manco da Brock uscivo. E poi cioè aveva una run buona che era quella di Ursaring, regà, ma veramente ho visto proprio un impegno serio del gioco per scammarci. Cioè pure l'altra volta, l'altra che siamo usciti da Brock, è stata scammina che ci ha fatto addormento, ti confondo col più 2 in attacco, in quel turno io mi sveglio, mi colpisco da solo e mi faccio 70% di vita. Però quel Pokémon faceva cagare, quindi dice vabbè, scialla, è morta alla MNA, pazienza. Questo invece no, raga, cioè, sto Ursaring, se non lo scammavano col doppio ban, doppio ice, questo faceva i punti. Questo mi è dispiaciuto. Vabbè, vediamo un attimo. Se volete vederlo con me, se no ve ne potete anche ire mentre noi vediamo le formazioni del fantacalcio. Facciamo queste formazioni del fantacalcio. Allora. Ah no, questo è difficile. Oh. Che palle così. No, ma allora cambio direttamente. Aspetta. Faccio così. Metto di qua. Ma sì, chi se ne frega, qui lo posso fare. Ok. Ok. A posto. Allora. Chiudiamo il gioco. Secondo me in percentuale quanto è quella che il Napoli vincerà il campionato? 40%? No, 40% è basso secondo me. Secondo me stiamo intorno al 60%. Allora,
prima lega, quella con gli streamer. Allora, abbiamo il Poro Immobile che ci saluta da casa. Allora, qua l'unico dubbio è Dia, cioè mettere Dia. Allora, Lukman non si toglie assolutamente. Caprari e Gabbiadini non è che stiano facendo una cosa incredibile. Dia sì, però Dia gioca contro il Napoli. E abbiamo modificato le difese, sì. Abbiamo modificato le difese. Sabì che sta a fare proprio schifo. Questi non giocano. Vabbè, ma non li voglio metterlo. Cioè, la difesa penso vada bene. Perché Juve Atalanta mi preoccupa un po'. E tanto poi se non gioca Darmiani entra De Miral. Ma allora, Lukman lo lascio sempre. Cioè, l'unica cosa è Dia al posto di uno di loro due. Centrocampo, l'unica cosa è Soriano che gioca contro la Cremonese, ci potrebbe stare. Però Miranchuk e Vlasic è troppo probabile che facciano bene. Sì, no, no, vabbè, ma infatti sta qua. Vabbè, lo lascio qui, metti caso che entra. Dia al posto di loro due, o sì o no? Muriel o Piontek? Oddio. Io, allora, guarda, di solito il Napoli è molto solido in difesa. A me l'unico dubbio per cui anch'io sto pensando di mettere Dia è che è una specie di derby. No, 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 Marin, no, no, no. Ho fatto 103, ma l'hanno risettata a 100 per far ripartire la settimana nuova, quindi cioè, l'ho fatta la settimana scorsa, ho fatto 0 punti in quei 3 run e le abbiamo messe da parte. Allora, di al posto di Gabbiadini, che squadraccia? Isoga, sì, senza Immobile è una squadraccia, cioè in realtà Immobile di al Lukman credo che sia statisticamente l'attacco più forte della competizione. È soltanto che Immobile è morto, povero Immobile. Caprari sta facendo male, Verde non ha mai giocato in vita sua. La difesa è solida, porta a Ciavo l'Inter che effettivamente non sta facendo molto bene, però inizialmente doveva essere buono. Centrocampo medio. Cioè, secondo me loro due sono veramente tanta roba. A me poi Lazovic piace molto, però non è un grande giocatore della fantacalcio. Ho puntato un po' su McKenny, perché ho detto quest'anno la Juve l'ho vista debole a centrocampo. Ho detto McKenny magari fa bene, invece fa cagare lui e fa cagare la Juve. Però contro la Roma, dici Verde contro la Roma? Cioè, infatti, Gabbiadini gioca in casa contro l'Udinese. La Samp deve fare punti, raga. Samp deve fare punti. La Samp retrocede. 10, siamo in 10. Siamo in 10, ma questo qua è quello con Turn, Thunder, Budi, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me, no, no, ma vabbè, allora guarda, le squadre in questo campionato sono abbastanza equilibrate, ce ne sono uno o due che secondo me sono un po' sottotono, e c'è quella di Turna che secondo me è un po' più forte delle altre, perché durante l'asta gli stavo regalando Osimhen, perché avevamo già comprato tutti quanti l'attaccante, erano rimasti in due, c'era solo Osimhen rimasto, e l'altro non gli ha rilanciato Osimhen. Cioè, io avevo 131 crediti, ho messo 131 per Osimhen, lui ha fatto 132, lui ha fatto 133. Poi c'era l'altro con 210 che gli ha lasciato a 133. E quindi improvvisamente torna a una squadra fortissima. Come fai a restare con Osimhen? Che senso come fai a restare con Osimhen? Nel senso, si chiamano i giocatori. Poi considera che a inizio anno devi chiamarlo su, adesso sì, a inizio anno tu considera che Osimhen era rotto, ricordati che Osimhen a inizio anno era rotto,
Osimhen era rotto e secondo me era il quarto migliore sotto a Vlahovic, Lukaku e Immobile. Poi è chiaro che se lo riguardi adesso, Lukaku e Immobile stanno a fa schifo perché non giocano quasi mai. Immobile si è rotto già 3 volte. Eh sì, grande Osimhen, grande Osimhen. No, Lukman è un gran colpo, sapete perché? Questo ve lo dico a tutti voi che siete rimasti, gli eroi che sono rimasti. Ogni anno dovete comprare tutti i giocatori che vengono dalla Premier League. Voi guardatevi i trasferimenti delle squadre, tutti i giocatori che vengono dalla Premier League, comprateli. Non tutti magari, almeno la metà, sono un crack. Sempre così, raga. Infatti ho preso Vlasic, ho preso Lukman, prendo tutti quelli della Premier League, perché in Premier League smarfano rispetto a noi. Noi siamo dei bidoni rispetto alla Premier League, quindi quelli che non giocano là vengono qua e fanno il panico. E infatti, invece, quelli che ho pagato, che stanno a fa schifo, sono Bairami e pure un po' Sabiri. Comunque Sabiri ho pagato magari 20. Bairami e Sabiri, delusioni. E, però fortunatamente ho fatto quel colpo Miranchuk che era ancora all'Atalanta, però io avevo letto che andava al Torino. Poi non si fidavano del fatto, perché Gasperini aveva detto no, non lo cediamo, ma in realtà lo diceva soltanto perché doveva aspettare Lukman, e quindi l'ho preso uguale, me l'hanno lasciata uno. Quella è stata una salvata, che Miranchuk OP. sì, precampionato sabito Maradona, e poi invece sta a fa una merda colossale. Cioè purtroppo quelli che ho pagato tanto stanno a fa schifo, quelli che ho pagato poco stanno a fa bene. Un po' si compensa la cosa, però guarda, ti dico, ho accettato Bairami e Sabiri da un po', ho accettato che ho buttato quei 45 crediti, va bene, però Immobile è troppo pesante, cioè Immobile rotto è troppo pesante. Allora io Dia considera, cioè io Dia lo metterei sempre su Caprari, il problema è che Caprari viene da una doppietta e ha pure tirato il rigore. Il Monza, il Sassuolo ha perso 6 delle ultime 7 e quindi mi sembra un po' rischioso. Gabbiadini, ve lo ripeto raga, secondo me Gabbiadini cioè la Samp deve vincere una partita. Quando i giocatori sono finiti ci rimetto, esatto. Ma sono tutti in cioè, allora, Caprari ha appena fatto la doppietta. Gabbiadini ha segnato, non l'ultima, ma tipo la penultima. Lukman ha segnato tutte le partite. Eppure Dia ha segnato tutte le partite in realtà, quindi ci starebbe metterlo. La Samp fa ride, è vero che la Samp fa ride. Però, a una certa, cioè in casa, contro una squadra come l'Udinese che alla fine sta a metà classifica, non si sta a giocare niente. Ma Lukman, raga, è un treno. No, ci sta Shard, è quello che dice. A me va bene pure se... Cioè, se prendono 2-1 e segna... Siamo 10, so. E... 4-4... No, McKennie contro l'Atalanta. No, ma per carità. Ma la Juve contro l'Atalanta rischia un'altra imbarcata. Poi magari no, però l'Atalanta ha fatto 13 gol in 2 partite. Che facciamo? Dai, mi fido, andiamo così, andiamo per Gabbiadini. Poi, l'altro, allora, anche qua sempre a 10, sempre modificatore, Onana pure qua, in questo caso Onana l'ho preso senza Handanovic, perché quello di con Handanovic non mi ha rilanciato, io me lo so preso il gioco titolare io con portiere dell'Inter, né altra gol. Raga, madonna. Vabbè, ma poi ci torniamo. Intanto facciamo le altre. Allora, difesa. Lukumi contro la Cremonese l'ho messo.
Allora, in difesa ho che non giocano. No, Doig lo metto per forza. Doig sicuro dentro. Doig sicuro dentro. Tolgo, direi Romagnoli o Demiral. Sì, no, no, ma Doig non so perché l'avevo tolto. Forse era squalificato la settimana scorsa. L'ho sempre fatto giocare a Doig. Voivoda? Voivoda? Voivoda, siete sicuri? No, ci può stare, è vero, ci può stare anche valutare il 3-4-3, eh. Ci può stare valutare il 3-4-3. Effettivamente aspetta un attimo, perché l'altra volta è che Barella non giocava. Turbo. C'è un cazzo da fare. Però ci può stare andare in Non 3-4-3. ci sta un cazzo di cartello. Guarda, Manco un giocatore del Napoli? Allora no, nell'altra non ho nessun giocatore del Napoli perché c'era Tatillo. Tatillo ha comprato tutti i giocatori del Napoli, cioè erano tutti strapagati i giocatori del Napoli, perché Tatillo li voleva tutti. Napoli e Salernitana, imprendibili i giocatori di Napoli e Salernitana con Tatillo in giro. E quindi non l'ho presi, no. Di qua invece l'abbiamo fatta alla quinta giornata e quindi i giocatori del Napoli andavano a prezzi allucinanti perché le stava vincendo tutte. Cioè, Kvaratskhelia è andato a 91, 92, non lo so. Sono secondo, anche se ho più punti di tutti, ma sono secondo perché il tabellone non mi aiuta. Sì, no, no, Barella lo mettiamo sicuro, regà. Barella lo mettiamo sicuro, non c'è dubbio. Via Vlad, no, ma Vladic non lo voglio togliere. No, piuttosto vado a 3-4-3. Sì. Probabilmente è meglio il 3-4-3. Vabbè, mo ci pensiamo. Davanti. Zaccagni grande colpo, sì. No, infatti pure secondo me Demiral. Dai, Scalvini secondo me non gioca. Contro la Juve Scalvini secondo me non gioca. No, infatti possiamo mettere Romagnoli al posto di Voivoda. Se vediamo bene la Lazio mi preoccupa un po' sto periodo. Cioè. Qualche mese io c'è sta uno con computer che gli ha rotto sta una cavalla, una gabbia, qualcosa. Sì, uno col computer. Io, ma che cazzo c'è? Diciamo, sì, ragazzi, sta Posso meglio, andare? raga. No, aspetta, Lucumì gioca contro la Cremonese. Lucumì gioca contro la Cremonese. Romagnoli gioca contro la Lazio. Io sapevo che non c'era un cazzo di organizzazione oggi, venivo domani. Perché non mi prendevo? Allora, vediamo intanto davanti. 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 Jovic, sì, Jovic no. Pure secondo me va bene così davanti. Pure secondo me va bene così davanti. Sono d'accordo. Ma visto quel parcheggio qualche macchina c'entra? Allora. C'ho pure cose in realtà, eh. Sto tenendo fuori anche Danilo, però io ad Atalanta mi mette paura. Allora, facciamo la fascia ogni 0,25, quindi questa fascia è molto importante col modificatore di difesa. Fuori Vlasic e dentro chi però? Voivoda? Danilo? Il fatto è che no, io sono d'accordo, lo trasto sempre Vlasic. Io sono d'accordo su Vlasic.
Se no potremmo mettere Darmian, se non gioca entra qualcuno. Questo mi piace. Mettere Darmian. Metto Darmian in caso entra qualcuno. Darmian contro l'Empoli è buono se gioca. Eh sì, sono finite le run. Ma che vuol dire? Sì, sì, no, ma infatti Darmian è un ottimo pick, secondo me. Però mi dà fastidio levare uno di loro. Mi dà fastidio proprio levare uno di loro al centrocampo. Se, sì, ma infatti il problema è solo se gioco o no. Darmian se gioco metti sempre. Se no rimaniamo col 3-4-3 e metto Darmian su Romagnoli. Dico, guarda, sta scritto là sotto, ma te lo dice Gap andando a leggere. Non lo so se i mondiali sono. Però stanno giocando benissimo. Sì, è vero. La Samp è una squadra di merda. Si potrebbe levare Pereira. Vesti Lugumi. Dici anche il gioco contro la Cremonese lo togliamo uguale. No, non c'era. Non l'ho mai messo fino a Lugumi, però stavolta gioco contro la Cremonese in casa. Ti sto dicendo. Penso alla Cremonese in casa. Ma secondo me li metto. Perché Evocarda l'hai messo. Sì, Evocarda. Allora faccio così. Faccio così. Così? Bella Gic! Bella Gic, benvenuto! Punto esclamativo Telegram! Lo metti in copertura Lugumi. E titolare. Andi però giocando a 3. Giocando a 3. Dicevo fermo, non tocca niente, chi cazzo tocca niente? Perché mi serve per mangiare che domani la mia Che se. Allora. Romagnoli potrebbe prendere un gran voto se la Lazio vince. O comunque sia se non prende gol. Vabbè, per ora teniamola così. Poi abbiamo il mantra. Allora, mantra, situazione drammatica. Tutti morti. Allora, in porta ho messo Falcone. L'alternativa è Silvestri. Però il Lecce lo vedo incazzatissimo. Ciao. Quindi sarei più per Falcone che per Dani, perché per Silvestri. Poi in difesa è un dramma. Cioè, perché Casale contro il Milan non so quanto sono convinto di volerlo giocare. Monza Sassuolo, però davanti il Monza è pericoloso. Lecce contro Verona. E l'unico mio dubbio è Casale De Miral, fondamentalmente. Casale De Miral, Demir Alex, giusto. E vabbè, se no Casale lo possiamo mettere al posto di Riccardo Rodriguez. Ci può stare. Anche se Rodriguez prende bei voti.
Sì, Casale la cappella la potrebbe pure fare. Poi secondo me se devono dare un voto alto lo danno Romagnoli, no, a Casale. Gosens lo metto e non gioca, raga, non gioca. Come metto a fare? Non gioca mai sto cazzo di Gosens. Sicuro, sicuro Lazovic esterno. E poi qua Darmian Gosens. Boh, chi gioca? Facciamo al contrario? Danno che non giocano. Poi cioè centrocampo Milinkovic-Savic, Elmas credo che stia bene così. E poi abbiamo qua la scelta. Io ho fatto una cosa strana qui, lo so Affio, pure io no, io ce l'ho l'anno scorso, lascia stava. E diciamolo Jack, vabbè non è vero, vediamo, voglio, sono curioso di vedere che fanno, ma tanto ormai si gioca a Pokémon, sei obsoleto pure tu con Magic Jack. E Lanzola o Miranchuk, perché allora trequartista ci metto Pellegrini, quindi ci devo mettere la seconda punta insieme a Giroud. Miranchuk Onzola non è così scontato secondo me. Non è così scontato secondo me. Mi faccio condizionare al tifo, dici? No, è che la Roma prende pochi gol, ne fa pochi. Però ne prende pochi. Fuori Lollo, pelle. No, dai. Se me, cioè, fuori casa contro la Fiorentina, fuori casa contro lo Spezia, metto pelle. No. Cioè al massimo così. L'alternativa è questa. Dai Jack. Vieni a lanciare le sfere con noi. Sono la stessa partita. Ho capito. Pure Giroud e Milinkovic-Savic, però. No, Lollo lo metto sicuro. Lollo lo metto sicuro. Allora, il dubbio è Nzola Miranchuk. Ci può stare, mettere Nzola. Ci può stare, così se mi segna contro sono un po' più felice. E dietro pure sto Marlon. No, non mi piace Marlon. Dubbio Riccardo Rodriguez. Secondo me va bene così. No, è proprio una mentalità. Va bene. Allora, quello più importante, quello che mi interessa di più è questo. Quindi torniamo un attimo sulla questione. Gabbiadini o Dia? Vabbè, Mommonzo là, primo slot, esagerato, cioè. Cioè, è un secondo slot Zola ad oggi. 11 gol, aspetta un attimo. 9 gol. Secondo slot, cioè, sì. No vabbè, aspetta, più di Leao no, cioè Leao le partite prende 7,5 più assist, cioè non sono i gol Leao e basta. No vabbè, però devi vedere la fantamedia, perché se un giocatore prende 5 quando non segna, un giocatore prende 6,5 quando non segna, è diverso. Comunque, Gabbiadini, facciamo il polling shot. Gabbiadini, chi metto? Gabbiadini, via. Vai.
Allora, Dia in casa contro il Napoli, Gabbiadini in casa contro l'Udinese. Ah, vedi, confronta Giove, vediamo che dice quel coso qua. Fanta Twitch metterebbe Gabbiadini. Top, vabbè, l'ho pagato uno. L'ho pagato uno, fa quello che deve fare, cioè titolare. Se non ti giocano i giocatori che fanno bonus, entra lui, pialzo 6, 6 e mezzo ogni tanto. Ci sta. Cioè, non sono assolutamente deluso da, cioè, i giocatori attualmente, allora, i miei giocatori sono, allora, underperformando i portieri, perché onestamente l'Inter ha preso 800 gol a caso. Beh, Masina Morello si è rotto per 8 mesi. E Biraghi underperformando. Calabria si è rotto per 3 mesi, ma stava andando abbastanza bene. Mancini, il giusto per quello che ho pagato. Darmian sopra le aspettative. Demiral, il giusto. Forse anche qualcosa di meglio. Cambiaso sotto le aspettative. Soppi sotto, ma io l'ho comprato quando stava all'Udinese, quindi vabbè, capirai. E quindi, cioè, manca colpa sua, insomma. E poi Lazovic anche meglio, anche meglio. Soriano sotto l'aspettativa, ma ho pagato poco, però McKennie sotto l'aspettativa, anche se l'ho pagato poco, però ci credevo un po'. Milanchuk molto sopra le aspettative. Bairami molto sotto le aspettative. Ricci quello che doveva fare. Vlasic, diciamo il suo, perché in realtà, vabbè, per quanto l'ho pagato un po' sopra le aspettative. Sabini molto sotto le aspettative, Verde molto sotto, non ho mai giocato, Gabbiadini, vabbè, quello che è, Immobile molto sotto, Caprari molto sotto, Lukman molto sopra, Dia sopra. Questa è la mia analisi della rosa. Tre infortunati in difesa, Martinez quarta, Medel Bastonis, schia difesa a 4 nel modo rischiando Mari Rui che è dato a 55, ammetto che andrebbe a centrocampo, ma chi è il quinto? Cioè, se, secondo me rischi mai lui se c'hai poi il quinto titolare fisso, se no metti il centrocampista in più. Sabini e Bremi sono quelli da tagliare. Allora Sabini secondo me no, Bairami però ci sto pensando, cioè mo vediamo come arriva a febbraio, ma potrebbe fiondarlo, eh. Vabbè, no, Desire il molto sotto è perché si è rotto, ovviamente, cioè non è che è colpa sua che si è rotto, però che cazzo, Immobile non si è mai rotto praticamente. L'anno che lo prendo io non l'ho mai preso, l'anno che lo prendo io si è rotto 3 volte, che cazzo, l'ho pagato 170, poi l'ho pagato pure poco, 176 in realtà è stato un buon prezzo, però se non gioca mai, cioè ci metti il 56%, 57% del budget, non gioca, se no non è vero, sto dicendo cazzate, il contrario, 37%. No, sì, nel senso, sì, contro l'Atalanta ha segnato, non l'ho messo infatti contro l'Atalanta. Cioè, settimana scorsa non l'ho messo, ma ho fatto comunque 4 gol la settimana scorsa, quindi poco male, però. Soppi, vediamo come. Se non gioca più fino a febbraio, lo puoi pure tagliare. Cioè, pure quello è tagliabile. Cioè, poi dipende quanto l'hai pagato, quanto ti rientra dal taglio, se c'è qualcosa di meglio da prendere. Com'è finita? Oddio, non l'ho visto. Com'è finita? No, infatti. No, abbiamo finito questa settimana la PIL. E adesso stacco, 5 minuti e stacco. Ha vinto Gabbia? Ha vinto Gabbia? Al terzo immobile, sì, almeno terzo immobile rotto c'è la fatica, sì. Madonna, già lo so che qualsiasi cosa faccio la prenderò in culo.
No, è quello, è che il Napoli è solidissimo dietro. Quanti gol ha preso il Napoli? Napoli ha preso 14 gol. Più o meno di un gol a partita. Metti Verde, ma Verde gioca. Preferisco quelli che parlano solo delle squadre messe in mezzo. Madre santa. Non lo metto a titolare, ecco. Non lo metto a titolare. Nessuno da titolare. Sì, ho capito che la gioia in Coppa ha segnato, però cioè, se non gioca, i giocatori per fa gol devono Sarò giocare. sicuro che c'ho il coso per non vedere i risultati e le cose. No, me lo del culo, di cosa mi andate fino giù? Dove? Allora, non è che si sono visti. Che palle sta cosa. Ma No, allora, non è che si era rotto da te. sì, cioè, se segna la Samp deve segnare Gabbiadini. Ovviamente, ovviamente. Poi sono d'accordo che la Samp fa cagare, A me sta però giochi rotto, in ma non casa sta contro una rotto, sta squadra che non deve rotto, chiedere sta niente al campionato. Cazzo, quanti punti ha Samp? Cioè, andiamo in Serie B così, senza Allora combattere? rimane sempre acceso. Sì, Al massimo. non lo so, 9 punti. Ma Ma non c'è modo per farli venire. Verde subentra, ho capito. Verde subentra, ma Lo cioè, nel so. senso, 30 minuti di Verde contro la Roma per l'attaccante della Samp in casa, cioè. Mo, me volevo rilassare un po', se c'avevo il Ma piede io sono dentro, me lo d'accordo. potevo dire. Seppure secondo me vince la Samp Se sta me partita. lo Io razzo. pure sono convinto e vince la Allora, mi ha Samp. Dai, detto basta, poi in caso me che inculo da quando solo c'è perché questo non ho fatto, messo dia. Se sai Verde no, questo l'avrei messo fatto, comunque. questo fatto, questo fatto. E raga, Il se fatto che vediamo ci sta lunedì, online, avremo scoperto lunedì. com'è andata anche a Fantacalcio, oltre che ricominciare la Villa. No, sì, speriamo che segna la dia al Napoli, per carità. Ci vediamo lunedì, fate i bravi ragazzi. Ci vediamo stasera, ovviamente, per chi c'è su Anime Night Live, punto esclamativo Anime Night, se non sapete Domenica ci di vai, cosa sto guarda, parlando. domenica che ci vai, io domenica non ho E niente, niente. guarda. Bye bye.